Ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Libri in Onda. Oggi il libro protagonista della settimana è questo qui, Tra il disperato e il sublime, di Sandro Lorenzini, con testi poetici di Vasco Rossi e Angelo Scandurra. Il libro accoglie le più belle opere del ceramista Sandro Lorenzini, che adesso andremo a presentare. Innanzitutto voglio farvi notare che già prendendolo tra le mani, al tatto, diciamo così, il libro è veramente molto bello. Si sente, si percepisce tutta la qualità e il pensiero che c'è dietro questo libro, così come dietro tutti gli altri libri editi da Lamberto Fabbri. Vi mostro brevemente l'interno. Ecco qui, Sandro Lorenzini. Vi faccio vedere un po' come è impostato. Ci sono quindi questi testi poetici ad accompagnare le opere di Sandro Lorenzini, di Vasco Rossi e di Angelo Scandurra. Purtroppo Angelo Scandurra ci ha lasciato anche abbastanza recentemente, ma è stata una figura, un poeta davvero eccezionale, incredibilmente profondo e anche molto importante per il circolo degli artisti e quindi per il nostro Cenacolo delle Arti. Vi presento l'artista. Sandro Lorenzini è un ceramista nato a Savona nel 1948 e dopo gli studi all'Accademia di Brera a Milano opera fino al 1975 alla Scala come scenografo e bozzettista, realizzando marionette e burattini. Alla ceramica si dedicherà in modo totalizzante soltanto dopo il 1975, dopo il suo trasferimento ad Albisola. Il lavoro di Lorenzini nasce da una, diciamo così, rielaborazione di temi della cultura popolare, sia in oggetti d'uso, sia in figure sculturali. E la sua opera più recente costituisce un raffinato esempio di indagine su temi, sui miti dell'architettura e sugli archetipi ceramici. La sua arte viaggia in giro per il mondo, ha fatto alcuni stage in California, negli Stati Uniti, ha viaggiato moltissimo. Anche appunto ha lavorato anche fuori, oltre che in California, oltre che in Italia, anche in Giappone, a Tokyo, a Lisbona, insomma, ha fatto diverse a San Francisco, ha fatto diversi viaggi. La sua arte è molto molto bella. In questo libro, quindi, protagonista sono le opere di Lorenzini, accompagnate da queste bellissime poesie di Vasco, e di Angelo Scandurra, tra l'altro molto diversi tra di loro, ma molto belli entrambi. E il testo critico, che ci introduce, ci accompagna poi al cuore del libro, è di Enzo Biffi Gentili. Vorrei leggere adesso una bellissima poesia di Angelo Scandurra, che è più o meno la metà del libro, che mi ha emozionata moltissimo. Dunque, ce l'abbiamo, ecco qui, si chiama Selciato e accompagnano, queste parole accompagnano quest'opera di Sandro Lorenzini. Il sospetto che gli angeli siano foglie di velluto allarga questa notte velenosa, illumina la disperazione per il vento senza più itinerari. Così, quando le mani, come tripudio di mimose, diventano gestualità e lucentezze, la morte ha la levità della seta e il poeta indora di sale la parola. Cercarti è richiamo d'utopia fra incesti segreti e turbulenze, con la lusinghiera reputazione degli assenti che esortano ad intrighi ed intrallazzi. Più niente sembra corrispondere né ai profumi né ai decori e le carni stese sul selciato.
C'è malessere più forte del destino nella decomposizione dei fiori. Trovate questo libro sul nostro sito www.ilcenacolodellearti.it insieme a tutti gli altri nostri titoli. I nostri migliori titoli sono anche stati esposti al bookshop del Museo Maxxi di Roma, quindi vi invito anche ad andare lì. E ci vediamo la prossima settimana. Vi auguro un buon proseguimento d'estate. Grazie. Scusatemi, ma devo correggere una piccolissima cosa che ho sbagliato a pronunciare, e cioè la città di Albisola. L'ho sbagliato a pronunciare, perdonatemi, un lapsus. E quindi voglio correggerla adesso. Il video era già stato montato, per cui ve lo dico adesso. Mi scuso anche perché si tratta di una città molto importante per gli artisti, per cui ecco, è giusto pronunciarla in modo adeguato. E intanto colgo anche l'occasione perché voglio farvi gli auguri di Ferragosto. Prima ho detto solo buona estate, e siccome insomma, arriviamo tra poco al 15, voglio augurarvi un buon Ferragosto e vi aspetto la prossima settimana per altre video recensioni. Un abbraccio a tutti e grazie!